Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo micro drone FPV. Si tratta dell'EP Model Mobula 6, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Il Mobula viene venduto in diverse configurazioni, per quanto riguarda la ricevente integrata possiamo scegliere tra FR Sky e Fly Sky, mentre per quanto riguarda i motori possiamo sceglierli da 25.000 kW o 19.000 kW. Io ho scelto la versione FR Sky con motori racing da 25.000 kW. All'interno della confezione troviamo il Mobula 6, il manuale, 4 batterie ed un sacchetto con degli accessori. All'interno della bustina troviamo un caricabatterie, 4 eliche di ricambio, una leva per estrarre le eliche, un cacciavite ed alcune viti di scorta. Per quanto riguarda le batterie, queste sono delle lipo HV ad una cella da 300 mAh con 30-60 C di scarica. Il Mobula 6 è un microdrone FPV con peso e dimensioni estremamente contenuti, l'interasse infatti è da 65 mm, mentre il peso con la batteria è sotto i 30 grammi. Il flight controller è un Crazy BF4 Lite con ESC e VTX integrati, vediamo subito le specifiche tecniche. Il processore è un F4 e il giroscopio è un MPU 6000. Abbiamo l'OSD integrato per avere a schermo tutte le informazioni utili come tensione della batteria, RSSI e così via. Per quanto riguarda gli ESC abbiamo dei BLLIS da 5A con un picco massimo di 6A per 3 secondi. I protocolli supportati sono di SHOT 600, 300 e 150. La ricevente integrata è compatibile con FR Sky XGT D16 ed ha il pieno supporto per l'RSSI, la telemetria ed il failsafe. Sempre integrata nel flight controller abbiamo una VTX da 25 mW. I canali disponibili sono 40, divisi nelle bande A, B, E, Fat Shark e Race Band. La VTX ha protocollo Smart Audio in modo da poter regolare banda e canale tramite USD di Betaflight. Per accedere all'USD vi ricordo che dovete mandare throttle al centro, yaw a sinistra e pitch in alto. La videocamera del Mobula 6 è una Runcam Nano 3. Il sensore è un CMOS da 1/3 e la risoluzione è da 800 TVL. La lente è da 2.1 mm con filettatura M8, il FOV è da 160 gradi. Il rapporto è 4/3 con standard NTSC. L'alimentazione può essere compresa tra 3.5 e 5 V e il peso è di 1.2 grammi. Per quanto riguarda i motori, abbiamo degli EP Model Brushless 0802. In fase di acquisto possiamo scegliere se prenderli da 19.000 o 25.000 kW. La differenza tra i due modelli è nelle prestazioni. I 25.000 kW sono più reattivi e scattanti, ma per contro hanno un consumo maggiore di batteria, quindi i tempi di volo si riducono leggermente. Le eliche fornite in dotazione sono delle 12-19 a 3 pale. Ora è venuto il momento di avviare Betaflight per fare le prime configurazioni. Se questo è il vostro primo drone dovete scaricare il Betaflight Configurator, vi lascio il link in descrizione. Una volta che ci siamo connessi a Betaflight la primissima cosa da fare è il bind. Per iniziare andiamo in configurazione e verifichiamo che sul receiver sia selezionato SPI RX Support e nel menu a tendina sotto FR Sky X. Ora spostiamoci nella Taranis, a pagina 2 assicuriamoci che mod sia impostato su XGT D16. Adesso posizioniamoci su BND e premiamo Enter. Ora scegliamo CH18 Telemetry On e premiamo Enter, sentirete questo suono. Andiamo sul tab CLI, digitiamo Bind RX SPI e premiamo Enter. Ora premiamo Enter sulla Taranis. Quindi clicchiamo su Disconnetti. Possiamo connetterci di nuovo. Andiamo nel tab Receiver per configurare la nostra radio. Se in questa fase avete i comandi invertiti, provate a cambiare TAER 1234 in AETR 1234. La ricevente integrata manda il segnale RSSI direttamente al flight controller senza bisogno di configurare nulla. Nel tab receiver quindi non ci sarà nessuna azione da fare. Ora che abbiamo sistemato il radiocomando è necessario fare qualche altra configurazione su Betaflight per completare il setup del Mobula 6.
Andiamo nel tab port e assicuriamoci che nella WART 2 sia selezionato VTX TBS Smart Audio, quindi salviamo. Ora andiamo in configurazione. Visto che il flight controller ha integrato molte periferiche, preferisco alleggerire il carico della CPU. Quindi utilizzo il protocollo di SHOT 150 e 4 kHz e 2 kHz di gyro e PID. La rotazione dei motori del Mobula 6 è invertita, ma nel configurator questa opzione non era selezionata. Se non avete questa opzione attivata, dovete attivarla. Nel tab Feature tengo attivato Telemetry, Air Mod, OSD, Anti-Gravity e Dynamic Filter. Attivo anche D-Shot Beacon Configuration per abilitare gli ESC come buzzer. I motori del Mobula 6 sono molto piccoli ed il suono che restituiscono è molto basso. Se prevedete di volare in posti dove potreste perderlo, considerate di usare un buzzer esterno. Potete farlo tranquillamente visto che il flight controller supporta senza problemi i buzzer esterni. Io prevedo di usare questo drone solo indoor, quindi mi accontento di far suonare i motori. Ora bisogna impostare il tab mod. Ognuno qui sceglie quello che preferisce. Vi faccio vedere una configurazione che può andare bene un po' per tutti. Prima di tutto è fondamentale mettere l'ARM. Io di solito ce l'ho nella seconda posizione dell'AUX 1. Se volate dentro casa, la modalità Angle potrebbe aiutarvi negli spazi più ristretti, quindi potete metterlo nell'AUX 2. Nell'AUX 3 possiamo mettere il buzzer in posizione 2 e il Turtle Mod in posizione 3. Per concludere andiamo nel tab OSD. Anche qui ci sono tante cose che possiamo visualizzare. Io seleziono RSSI, tensione della batteria e firma e li posiziono nella parte superiore dello schermo. Tengo gli allarmi ben visibili al centro. Su Betaflight abbiamo finito, possiamo uscire. Il Mobula 6 si presenta come un micro drone FPV per utilizzo indoor. La scelta delle componenti è stata studiata molto bene, con il risultato finale di avere un micro estremamente reattivo. Questo perché, anche se alimentata ad una cella, il peso è molto basso. Le dimensioni contenute lo rendono ideale per volare dentro casa, senza preoccuparci troppo di rompere qualcosa, sempre comunque prestando attenzione a non andare a sbattere contro gli oggetti. Per quanto riguarda il volo all'esterno è possibile, ma rimanendo in ambienti piccoli come un giardino e soprattutto a riparo dal vento. Infatti se siamo all'aperto il problema principale è proprio il vento, che farà volare male il Mobula e a causa dello sforzo maggiore farà durare molto meno la batteria. Se cercate un micro per volare in spazi più ampi, come ad esempio un parcheggio o un parco, magari sarebbe meglio prendere qualcosa di più grande, come un trash can, un Novice One o costruirvi direttamente un 2 pollici. In descrizione vi lascio le recensioni di questi droni e di come costruirvi un micro da 2. Il Mobula 6 per me è stata una piacevole sorpresa e sono rimasto molto colpito dalla buona reattività di questo micro, che propone un volo agile e scattante. Come tempi di volo siamo circa 3 minuti con le batterie da 300 mAh che ci vengono fornite in dotazione. A mio parere si possono utilizzare senza problemi anche batterie fino a 450 mAh, senza perdere troppo in prestazioni ma guadagnando in tempi di volo. A proposito di batterie, il caricatore che ci viene fornito in dotazione non è proprio il massimo, in quanto permette solo la carica di una batteria alla volta. Io vi suggerisco di acquistare a parte un caricatore 1S come questo, che permette la carica contemporanea fino a 6 batterie. In descrizione vi lascio dei link su dove trovarlo. In conclusione, se cercate un micro dalle buone prestazioni per volare dentro casa o comunque indoor, il Mobula 6 è un'opzione da prendere seriamente in considerazione. Questa era la mia recensione dell'EP Model Mobula 6. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link. Trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.